può essere la forza militare che cambia i confini. La Russia di Putin lo ha già fatto in altre aree dell'Europa geograficamente detta, oggi per la prima volta lo fa nei confronti di uno Stato, l'Ucraina, che è in una fase di avvicinamento all'Europa, e quindi la cosa è ancora più grave. Con buona pace di Marrone e dei suoi accoliti, personalmente ho un forte legame con l'Ucraina, con Kiev, con quella piazza e con quei giovani, perché nel dicembre del 2004, quando era all'acme la prima rivoluzione ucraina, la rivoluzione colorata, la rivoluzione arancione, noi eravamo lì, noi eravamo in piazza Maidan, noi eravamo a 30 sotto zero a dormire in quelle tende per sostenere quei giovani europeisti. Cioè, a me ha terrorizzato leggere i proclami di questa Repubblica. Ha terrorizzato. Questo non è destra, questo è nazismo. Le cose che dicono sono tremende. Cioè, scrivere che nell'Europa occidentale si pratica la sodomia. Cioè, se avete letto, no? Cioè, voglio dire, no. Io devo dire, francamente, se questi sono i valori culturali del neonascente nazionalismo esasperato che farà saltare l'Europa se l'Europa non reagisce, ci deve preoccupare. Miliziani che rappresentano quella Repubblica autoproclamata sono coloro che hanno abbattuto il volo Malaysian Airlines, che in Europa ha comportato il maggior numero di civili uccisi in un atto terroristico. Sappiamo che l'Europa che stiamo vivendo non è l'Europa di cui avremmo bisogno e che vorremmo, e tutto ciò stante, con questa consapevolezza, torniamo a dirci fortemente innamorati dell'idea e del progetto di Europa. Noi come ACMOS abbiamo deciso di reagire da qualche anno a questa parte col progetto Meridiano d'Europa. È un progetto prima di tutto culturale, educativo, quindi politico, e abbiamo deciso di portare i giovani a incontrare l'Europa, perché è sicuramente vero che se questi fatti accadono è perché il sentimento europeo sta venendo meno.